punto di vista macro, il quadro globale continua a deteriorarsi. Per il 2023 oggi ci aspettiamo con tutta probabilità una recessione globale. Figlia di cosa? Figlia del fatto che negli Stati Uniti d'America l'economia sta rallentando e probabilmente continuerà a farlo anche all'inizio del 2023. Nell'area dell'euro invece ci aspettiamo di fatto una recessione, iniziare con una contrazione del PIL già nel quarto trimestre del 2022, mentre ci aspettiamo sì un piccolo rimbalzo dell'economia cinese nel 2023, ma rimaniamo ancora sotto il 5%, quindi abbondantemente sotto le soglie a cui siamo abituati per quanto riguarda la crescita di lungo periodo del gigante cinese. L'inflazione continua a farla da padrona, se ne parla, è molto alta, abbiamo visto ha raggiunto il 10% nell'area dell'euro nell'ultimo dato. Cosa aspettarsi da qui in avanti? Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, secondo noi headline inflation ha fatto il picco, da qui si scende. La velocità con cui si scende dipenderà fondamentalmente dall'andamento della core inflation, quindi dell'inflazione sottostante negli Stati Uniti d'America e dalla sua volatilità. Nei dati effettivamente ha dato dei segnali abbastanza discordanti negli ultimi mesi, è scesa a luglio ed è aumentata per il dato di agosto. L'area dell'euro invece ha un outlook inflattivo che è estremamente dipendente dalla componente energetica legata ai prezzi di gas ed elettricità. Qui ci aspettiamo il picco venire toccato nel quarto trimestre, ma potenzialmente anche nel primo, qualora non si trovasse un accordo a livello dell'Unione Europea su come contenere i prezzi del gas e i prezzi dell'energia, mentre in Cina il quadro inflattivo rimane piuttosto sotto controllo. Abbiamo sì un headline inflation che sta salendo, ma core inflation continua a scendere, anche perché l'economia non si sta rilanciando come ci si aspettava, e dunque lì una situazione che tutto sommato non desta grandi preoccupazioni. Ovviamente le banche centrali rimangono al centro dell'attenzione dei mercati, al centro dell'attenzione degli investitori. Le ultime riunioni ci hanno consegnato, per quanto riguarda Fed e BCE, due banche centrali ancora piuttosto aggressive. Non registriamo al margine un aumento di aggressività, un aumento di voglia di essere più hawkish rispetto al mercato, ma sicuramente un desiderio da parte delle banche centrali di continuare a dare il messaggio che sono serie, sono determinate nella lotta contro l'inflazione. Noi ci aspettiamo che il picco della hawkishness per quanto riguarda Fed e BCE largo circa venga toccato adesso fra il quarto trimestre di quest'anno e l'inizio, il primo trimestre del prossimo. Da lì dovrebbero cominciare un pochino ad ammorbidirsi. Complice cosa? Un rallentamento della crescita economica, un rallentamento delle pressioni inflattive, che quindi dovrebbe portare su posizioni un po' più moderate, che non significa che inizieranno a tagliare i tassi dal primo di gennaio, ma che magari le alzeranno un po' meno di quello che si aspetta dal mercato, se no magari smettere di rialzare ad un certo punto già dal primo trimestre dell'anno prossimo. Per quanto riguarda la Cina, abbiamo detto, qui abbiamo un quadro macro, un quadro inflattivo completamente differente rispetto ad area dell'euro e a Stati Uniti d'America. Ci aspettiamo una PBOC che continua a supportare il mercato, più però con l'aiuto di mezzi legati alla liquidità piuttosto che legati al taglio dei tassi di interesse. Allora partiamo da risk asset, mondo equity, lì rimaniamo prudenti come lo siamo oramai da aprile, perché siamo dell'idea che il mercato equity sul lato ribassista abbia ancora da dare, ci possono essere delle ulteriori correzioni da qui in avanti. Noi pensiamo che un'opportunità d'acquisto si potrebbe, diciamo così, generare intorno alla metà del quarto trimestre, complice anche finalmente in un certo senso le revisioni al ribasso degli utili da parte degli analisti, che in un certo senso sono un po' la gamba, l'elemento che manca per poter dire completato questo movimento ribassista dell'equity che ormai è partito molti mesi fa. Lato fixed income abbiamo un pochino abbassato le vele, seppur consideriamo i livelli dei tassi di interesse raggiunti negli Stati Uniti e nell'area dell'euro strategicamente interessanti, pensiamo che nel brevissimo termine i venti contrari ancora ci sono,
per il fixed income governativo, quindi ci siamo messi in una posizione un pochino più neutrale. Aspettiamo che le banche centrali ci diano un segnale che hanno deciso di essere meno aggressive. Probabilmente quello avverrà quando da un lato l'inflazione perderà un po' i colpi e dall'altro sarà evidente che il ciclo economico nel mondo dei paesi sviluppati ha iniziato a rallentare. Per quanto riguarda l'Italia, manteniamo un atteggiamento neutrale in ottica tattica. Le elezioni hanno consegnato un governo marginalmente meno sovranista di quello che ci sarebbe potuti aspettare prima delle elezioni, però pensiamo che da qui alle prossime settimane ci possa essere un po' di volatilità, perché dobbiamo capire qual è la stanza del governo rispetto a due questioni fondamentali: la gestione del PNRR e il budget per il 2023. Andando verso questi due appuntamenti ci può essere della volatilità che preferiamo non cavalcare, quindi rimaniamo cauti lì. Valuteremo se aumentare la posizione un pochino più avanti quando avremo le idee chiare su quello che il governo vorrà fare appunto su questi due aspetti.